Aziende allagate e piazzali sommersi d'acqua a causa della pioggia e del tappo che dallo scorso 8 novembre blocca gli scarichi di Fosso Imperatore, interferendo con il normale deflusso delle acque. Attività ferme a Nocera Inferiore, nell'area industriale di Fosso Imperatore, con il rischio di ripercussioni occupazionali sempre più probabili. Gli industriali sono sul piede di guerra contro l'amministrazione comunale nocerina, rea di averli abbandonati al loro destino, lasciandoli a gestire da soli il problema acque di processo e acque di piazzale, a cui oggi si è aggiunto quello delle acque piovane. L'acquazzone di stamattina è solo il culmine di una serie di difficoltà accavallatesi dalla decisione di fermare gli sversamenti nel canale che segna il confine tra Nocera e San Valentino Torio. Ma stamattina abbiamo subito l'ennesimo danno derivante dalla chiusura degli scarichi che ci ha imposto il comune di Nocera Inferiore. Poi, non essendo assolutamente inquinatori, perché tra l'altro noi nel caso specifico non utilizziamo nemmeno acque di processo, ma semplicemente acque di piazzale, con l'ennesimo temporale di una certa intensità abbiamo purtroppo subito un ulteriore allagamento che questa volta però ci ha causato danni alle apparecchiature elettroniche, un fermo macchine che è durato più di 2 ore perché poi abbiamo dovuto ripristinare di nuovo gli impianti e salvare i materiali e le merci che erano in deposito. E purtroppo sembrerebbe un problema che non trova più soluzione fin quando il Comune non deciderà di rimuovere questi scarichi, questa chiusura degli scarichi che condiziona anche chi effettivamente non inquina. Sono oramai passati 3 mesi e l'amministrazione non fa nulla per poter risolvere questa problematica o quantomeno va molto a rilento sull'argomento. Le aziende purtroppo stanno in condizioni di chiudere o purtroppo di tenere chiusi gli stabilimenti perché gli allagamenti sono importanti, sono notevoli, sono grossi. Infatti mo mi hanno chiamato anche da altre aziende dove hanno un problema di allagamento interno. Quindi dovremmo sospendere le produzioni, mandare gli operai a casa con tutti diciamo, i probabili danni futuri che possono capitare da questa cosa.